Per me volare e volare a velocità altissime vuol dire libertà, vuol dire uscire dalla mia prigione fisica, dal mio corpo, dimenticarmi di tutti i problemi e andare oltre ogni limite, oltre ogni barriera. Posso dare il meglio di me e esprimermi al 100%. Superare i propri limiti, andare a tutta velocità, la storia di una ragazza che vince competizioni in uno sport battendo la concorrenza maschile, armata di grande impegno e tenacia, una lotta contro il proprio fisico per andare oltre le difficoltà. Oggi voliamo insieme a lei. Io quando volo in generale, e questo dà anche il motivo al mio nickname che è Leo on Fire, mi sento accesa, mi sento un fuoco perché mi sento viva. Io non cammino, non uso le gambe, però posso fare molto di meglio che volare. L'uomo ha sempre voluto volare e io posso farlo, quindi per me è il massimo questo. Esiste per essere superato nella maggior parte dei casi, ma soprattutto il limite esiste nella testa delle persone. Io sono stata nominata al Filo della Repubblica come esempio cittadino, tra virgolette, quindi una persona che potrebbe dare un esempio agli altri e questo a me fa enormemente piacere. Quello che io dico sempre è che è importantissimo mettersi in gioco. E non concentrarsi su quello che non si ha più o su quello che non si può fare. Io preferisco pensare a quello che mi è rimasto e sfruttarlo. Sogno da sempre di partecipare ai campionati mondiali, ovviamente, però uno dei miei sogni nel cassetto è quello di andare a trovare Valentino Rossi al suo range. La mia passione con la velocità nasce soprattutto da lui e quindi per me sarebbe toccare il cielo con un dito, poter volare al suo fianco, lui sulla sua moto e io con il mio drone correre sulla sua pista. Riuscire a vedere il mondo oltre i suoi limiti, oltre le sue difficoltà, essere con quel drone come un uccello che si libera in volo e vede le cose da una prospettiva differente, una sua prospettiva di chi gusta ogni giorno come se fosse una sfida, un qualcosa di nuovo. Penso che possa essere un grande esempio per noi tutti di tenacia, di lotta, ma soprattutto di libertà.